Gli 0 gol in 3 gare tra i pro non possono cancellare le emozioni di un derby ormai tutt'altro che banale come lo è Cerignola Taranto. Pienoni, gare decisive, duelli a distanza e faccia a faccia, una partita che negli ultimi anni è diventata una delle classiche del nostro calcio, quello made in Puglia. Certo, in Serie C la casella del gol va ancora sbloccata, 3 incroci in un anno e mezzo, 3 0-0 seppur molto combattuti e dalle sfaccettature diverse ognuno dall'altro. Il pari al Monterisi del 18 ottobre 2022 fu una prova di forza difensiva dell'ormai vecchio Taranto di Capuano contro l'arrembaggio di un Cerignola schiacciasassi in casa, ma non quella sera. Meno divertente il match giocato nel ritorno dello Iacovone circa un anno fa, il 19 febbraio. Tanto Cerignola, ma poca concretezza anche nel derby disputato alla nuova Arredo Arena di Francavilla Fontana il 2 ottobre, campo neutro a causa dell'inagibilità dello stadio ionico dopo l'incendio del 3 settembre. Al Monterisi, domenica pomeriggio, in diretta esclusiva su Antenna Sud, si sfidano le due attuali regine pugliesi della terza serie. Quest'anno il primato è del Taranto, attualmente quinto con 41 punti, 6 in più rispetto al Cerignola nono. Situazione ribaltata rispetto ad un anno fa, quando l'Audace, sempre a quota 41, godeva di un vantaggio di 7 lunghezze. Da un lato c'è ancora Eziolino Capuano, in versione alta classifica però, con l'intento di emulare proprio ciò che ha fatto Michele Pazienza e Riva Lofanto nella passata stagione. Dall'altra il giovane Ivan Tisci, ancora alle prese con qualche difficoltà di noviziato, il tutto in una cornice, quella del Monterisi, che si prevede colorata quanto numerosa, nonostante il 4-0 incassato dagli Ofantini a Castellammare, ma allo stesso tempo orfana dei tifosi ionici.